Secondo il mito, quando il principe troiano Paride rapì da Sparta la bella Elena, moglie di Menelao, tutti i greci si riunirono sotto il comando di Agamennone, fratello di Menelao e re di Micene. Tutti insieme, appassionatamente, espugnarono la città di Troia. Poi Agamennone, tornato a Micene, fu ucciso dalla moglie Clitennestra, ancora arrabbiata col marito per futili motivi, quali ad esempio aver sacrificato la figlia d'Artemide. Ma niente paura, Oreste, figlio di Agamennone, una volta cresciuto vendicherà il padre uccidendo la madre. Che famiglia a modo, quella dei sovrani di Micene. Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Storia Facile. Io sono il vostro storico e oggi vedremo i Micenei, gente coperta da placche di bronzo e denti di cinghiale per i quali la pace non è mai stata un'opzione e che ha costruito la propria fortuna menando le mani male. I don't want peace. I want problems always. Come solo i migliori di voi avranno intuito, i Micenei erano una società di guerrieri, ma partiamo dal nome. Perché li chiamiamo Micenei? Per dare una risposta dobbiamo partire dagli scavi di Heinrich Schliemann, lo scopritore di Troia, che abbiamo già conosciuto nello scorso video sui Minoici, che trovate tipo qui o da qualche parte qua. Per farla breve, Schliemann, dopo aver scoperto la città di Troia, si mise a cercare anche le tracce delle città da cui provenivano i greci. E quale luogo migliore di Micene per iniziare la sua ricerca? Infatti Omero racconta che proprio Micene era la patria di Agamennone, che condusse i greci a combattere contro Troia. E così, nel 1874, inizia gli scavi. Effettivamente, ciò che Schliemann riportò alla luce non aveva eguali per le aspettative archeologiche dell'epoca. All'interno della cittadella, proprio dove la tradizione antica diceva che erano sepolti i corpi di Agamennone e di sua moglie Clitennestra, Schliemann trovò delle tombe con un corredo ricchissimo. Si trattava di 19 cadaveri completamente ricoperti d'oro. Le donne avevano finiture d'oro sui vestiti, gioielli e diademi che in Real Housewives Napoli spostatevi. Gli uomini invece avevano il volto ricoperto da maschere d'oro e, da bravi guerrieri, erano circondati da spade, elminzanne di cinghiale, pugnali e coppe d'oro come questa per bere un buon tavernello dopo il massacro dei nemici. Insomma, ci si divertiva come si poteva. Nice. Schliemann, con il rigore scientifico che sempre contraddistingueva le sue imprese archeologiche, ricordiamoci che è quello che fece uno scempio alle rovine di Troia e che fece indossare i gioielli di Priamo alla moglie, scelse la tomba conservata più o meno meglio e che presentava il corredo più o meno più ricco e decise che quella era la tomba di Agamennone, che la maschera funebre era quella di Agamennone, sul corpo di Agamennone e iniziò a predicare di aver ritrovato le spoglie mortali di Agamennone. In realtà, la tomba da lui scoperta è oggi datata al 1700 a.C., di almeno 500 anni antecedente alla presunta vita di Agamennone, che se fosse esistito potremmo collocare al tempo della guerra di Troia, cioè intorno al 1200 a.C. Ma non solo, perché le tombe scoperte da Schliemann erano il rimasuglio di un'antica necropoli che fu inglobata nella città di Micene solo quando furono costruite le imponenti mura con la Porta dei Leoni. Sì, mancano le teste, ma quei cosi sono leoni. Si tratta di un motivo decorativo abbastanza ricorrente a Micene, perché lo ritroviamo anche su questo riton, cioè vaso a forma appunto di testa di leone, e negli intarsi dei pugnali che raffigurano i valorosi soldati micenei prendere a mazzate i leoni come solo i micenei sapevano fare. E se ve lo state chiedendo, sì, al tempo dei micenei in Grecia vivevano i leoni, almeno fino al primo secolo d.C., poi basta, poi li abbiamo portati all'estinzione. Ma torniamo ai Micenei e vediamo di capirci qualcosa. Subito dopo gli scavi di Micene si pose il problema di dare un nome alla nuova civiltà appena scoperta da Schliemann e con la scarsa fantasia che spesso contraddistingue gli archeologi, e fidatevi ne hanno davvero molto molto poca, Schliemann dopo grandi sforzi mentali che lo portarono a perdere il sonno, alla fine bel colpo di genio, li chiamò Micenei. Tuttavia, e forse questa cosa potrebbe scioccare qualcuno, il loro vero nome non era di certo Micenei. Schliemann aveva scelto questo nome perché riteneva che Micene fosse in un certo senso centro e capitale di tutta la nuova civiltà da lui scoperta. Dopotutto abbiamo visto che lo diceva anche Omero nell'Iliade. I greci a Troia si erano riuniti sotto la guida di Agamennone, re di Micene. Se non che Omero chiama i greci talvolta col nome di Argivi, oppure Danai o Achei, sicuramente non Micenei. Per fortuna, a dipanare la questione, abbiamo un certo numero di documenti ittiti.
Si tratta di lettere scritte tra il XIV e il XIII secolo a.C. per lamentarsi principalmente delle ingerenze micenee nell'Asia Minore. Da queste lettere scopriamo che gli Ittiti conoscevano i micenei col nome di Ahiawa, molto simile ad Achei, perciò oggi va di moda chiamare i micenei col nome forse un po' più storicamente accurato di Achei. Ma chi erano questi Achei? Bene, oggi sappiamo che gli Achei erano una popolazione che proveniva dai Balcani e che intorno al 2000 a.C. si insediò in Grecia. E come tutte le popolazioni giunte dal nord, potevano non essere indoeuropei? Ovvio che no, gli indoeuropei, il prezzemolo dell'espansione umana, come la barbabietola da zucchero per la geografia. Del resto, sei giunto dal nord, hai una società rigida e patriarcale, esalti i valori guerrieri, ecco la tua patente da indoeuropeo. Inoltre questa popolazione non si insediò in una terra disabitata, perché la Grecia era già abitata sin dalla preistoria e così gli Achei si sovrapposero alle popolazioni locali che già abitavano nella regione. Addirittura molte città micenee furono costruite sul nucleo di villaggi del Neolitico e tra questi la stessa Micene. Ma Micene non era l'unica città abitata dai micenei. Gli Achei infatti costruirono moltissime città fortificate. Solo in Argolide, accanto a Micene, abbiamo Tirinto, Argo, Midea, Asine e Lerna. In Messene abbiamo Pilo, Iclaina e Peristeria. In Laconia il palazzo di Lacedemone ad Agios Vasileios e il Menelaion. In Beozia Tebe, Orcomeno e Gla. In Tessaglia Iolco, Dimini e Volos. In Attica abbiamo tracce di insediamenti micenei sotto le rovine classiche di Atene e di Eleusi. Ad Egina invece troviamo l'insediamento di Colonna. Ma com'erano i rapporti tra queste città? Dipende. Alcune di queste erano abbastanza influenti da estendere il proprio dominio sui centri vicini, come Pilo, che dominava quasi tutta la Messenia. E la cosa più probabile è proprio che gli Achei fossero divisi in molti regni abbastanza indipendenti l'uno dall'altro, anche in Argolide, Laconia, Beozia, Tessaglia e Attica. Però non dobbiamo neppure dimenticare che nei già citati documenti Ittiti, il re Ittita si rivolge a un re degli Ahiawa, che gli storici tendono a interpretare come re di tutti gli Achei. Quindi è probabile che a un certo punto della loro storia questi Achei fossero riuniti sotto un unico capo. Ma della loro storia non sappiamo praticamente una ciola, perché gli unici documenti che ci hanno lasciato sono tavolette d'argilla che servivano più che altro per tenere la contabilità del palazzo. In sostanza, scontrini molto ingombranti. Ma di base abbiamo buoni motivi per credere che i rapporti tra i regni micenei fossero spesso conflittuali. Basta vedere i luoghi in cui queste città sorgevano, palesemente studiati per proteggersi gli uni dagli altri, su colline inaccessibili e protetti da mura che i greci chiamavano ciclopiche e che si ritenevano costruite appunto dai giganti, dei quali abbiamo anche una ricostruzione grafica molto storicamente accurata. I fan di Attack on Titan apprezzeranno. Comunque, scherzi a parte, queste in foto sono le mura ciclopiche di Micene. Ma se vogliamo sapere di più sulla civiltà micenea, dobbiamo affidarci ai loro documenti scritti, perché sì, siamo riusciti a decifrare la lingua micenea. Ma vediamo la cosa più da vicino. Per parlare della scrittura micenea, la lineare B, dobbiamo partire da loro, le tavolette d'argilla che descrivono la contabilità dei palazzi. Ma abbiamo motivo di credere che i micenei scrivessero anche su altri tipi di supporto, forse un po' più deperibili. Ad esempio, Plutarco ricorda che il re spartano Agesilao, nel IV secolo a.C., scoperchiando a Tebe la tomba che si credeva appartenuta ad Alcmena, madre di Eracle, vi avrebbe trovato all'interno un'incisione su lamina di bronzo, che aveva tutta l'aria di essere scritta in lineare B. Ovviamente a quell'epoca nessuno fu in grado di decifrarla e che fine abbia fatto quella tavoletta non è dato sapere. Ma non solo bronzo, infatti pensiamo che i micenei scrivessero anche su supporti come il papiro e il lino, ancora più deperibili, che sicuramente non si sono conservati nel clima umido della Grecia. Peccato, perché forse proprio lì era tenuta la corrispondenza del sovrano Acheo con i suoi amichetti Ittiti, ma tutto questo è andato perduto. Come lacrime nella pioggia. Così la maggior parte dei reperti che conosciamo in lineare B sono tavolette d'argilla, gentilmente conservate dagli incendi che, al momento della distruzione dei palazzi, hanno cotto l'argilla conservandola fino a oggi. I depositi maggiori sono quelli del palazzo di Cnosso, a Creta, che conta circa 3.000 tavolette e circa un migliaio anche da quello di Pilo. Comunque sia, tutte queste tavolette fino agli anni 50 del Novecento rimasero ciarpame illeggibile, finché Michael Ventris non ebbe l'intuizione che permise di decifrarle. Michael Ventris, un grande archeologo? Un sommo linguista? Un esimio filologo? No, un architetto.
però aveva la passione per la crittografia e la cazzima per importunare costantemente archeologi e linguisti con le sue idee, finché uno di questi, John Chadwick, non gli diede abbastanza retta da lavorarci insieme. In sostanza, Ventric e Chadwick capirono che la lineare B era un sistema sillabico, dove a ogni segno corrispondeva una sillaba e usato per trascrivere il greco. La nota di lavoro numero 20 di Ventris, pubblicata nel 1952, si intitolava Arde Knossos en Pylos Tablets Written in Greek, ovvero le tavolette di Cnosso e Pilo sono scritte in greco? Questa intuizione non solo permise di leggere le tavolette già scoperte a quel tempo, ma si dimostrò adeguata anche per leggere le tavolette scoperte successivamente. Quindi sì, di fatto i Micenei parlavano greco. La fregatura però è che quasi tutti questi documenti trascrivono solo ed esclusivamente la contabilità del palazzo, ma dalla contabilità di un palazzo possiamo comunque dedurre tante informazioni. E così, proprio grazie all'aiuto di questi documenti, eccoci arrivati al momento che molti di voi feticisti della storia sociale dell'età del bronzo stavate aspettando. Com'era strutturata la società micenea? Una certa vulgata vuole che la società micenea fosse tutto sommato abbastanza semplice, con a capo il Vanax, poi un comandante militare chiamato Lawagetas, al di sotto mastri artigiani chiamati Basileis e infine il Damos, il popolo costituito da poveracci. Bene così, ma capire quali fossero i ruoli e le funzioni all'interno della società micenea è, lasciatelo dire, un vero casino, con tante ipotesi e poche certezze. Partiamo dall'apice. Lui è il Vanax e pensiamo che fosse il capo dello Stato miceneo perché nelle tavolette d'archivio è il destinatario di tutti i beni portati a palazzo, come lino, olio, lana, vino e carichi di bronzo. Inoltre è menzionato sempre al singolare, cioè nel regno c'era sempre e solo un Vanax, proprio come ci aspetteremmo se fosse un capo supremo. Sappiamo che il Vanax era assegnatario di un temenos, cioè di un terreno. Quello del sovrano di Pilo, nominato nella tavoletta ER312, rendeva 30 unità di grano ed è stato stimato a circa 57,6 ettari. Ma il Vanax aveva anche il potere di nominare i funzionari di grado inferiore. Tra questi, le tavolette citano i Telestas, probabilmente possidenti terrieri anche loro assegnatari di un Temenos. Poi altri funzionari come gli Orgeones, forse sacerdoti assegnatari di un Eremos, cioè un Temenos più piccolo. Ma tra i funzionari minori possiamo aggiungere anche il Damocoros, forse un qualche tipo di funzionario locale citato dalla tavoletta TA711 di Pilo. Ma di questi tizi non sappiamo praticamente nulla. Tornando alle cose che sappiamo, il Vanax non aveva solo un potere politico, ma anche religioso e militare. Dalla tavoletta UN2 di Pilo sappiamo che furono investite molte risorse per la cerimonia di iniziazione del sovrano nella città di Ipachiana, che serviva forse a rendere il sovrano un emissario della divinità in terra. Il ruolo militare invece si capisce dalle tavolette come VC73 e VD136 di Cnosso, che citano il Vanax in connessione a uomini già armati e pronti alla guerra. Del resto, anche Omero nell'Iliade chiama Agamennone, il capo di tutti i greci, con l'appellativo di Vanax Andron, signore di uomini, per sottolineare appunto la sua carica militare. Ma è difficile dire qualcosa di più sulla figura del Vanax, perché le tavolette non servivano per raccontare le cose, ma solo a tenere la contabilità delle cose. Per chiarire bene questo punto, proviamo a leggerne una. A Pachiana, in occasione dell'iniziazione del sovrano, l'Opiteucos, una specie di maestro di palazzo, ha sacrificato 1968 litri di orzo, 18 litri di cipero, 10 litri di non sappiamo cosa, 144 litri di farina, 384 litri di olive, 24 litri di non sappiamo nemmeno questo, 12 litri di miele, 120 litri di fichi, un bue, 26 montoni, 6 pecore, 2 caproni, 2 capre, un maiale grasso, 6 scrofe, 732 litri di vino e 2 pezzi di tessuto. Ecco, se qualcuno di voi da grande volesse fare il micenologo, sappia che queste sono le cose che lo aspettano. Avvincente, eh? Ma se vi sembra che sul Vanax abbiamo poche idee ma confuse, aspettate di conoscere il Lawagetas, anche lui titolare di un Temenos. Soprattutto in passato, nel Lawagetas molti hanno visto un capo militare, perché l'etimologia del suo nome sembra rimandare al Laos, il popolo in armi, e al verbo ago, condurre, dunque condottiero del popolo in armi. Peccato però che abbiamo già detto che il capo militare fosse il Vanax. E quindi, chi era il Lawagetas? Iniziamo dicendo che anche del Lawagetas sembra ce ne fosse uno solo per regno. Inoltre, nella tavoletta ER312 di Pilo è menzionato subito dopo il Vanax, quindi era forse il suo secondo in comando.
Tuttavia, uno dei pochi documenti che ci aiuta davvero a capirne la funzione, la tavoletta WS8753 di Cnosso, descrive il Lawagetas come persona a capo di operai addetti alla costruzione di mobili e vasi. Ma quindi era un capo militare? Il titolare di un'officina? Un controllore del processo produttivo? Alcuni hanno proposto di vedere in lui un controllore generale del regno, come i visir di epoca ottomana. Sì, possiamo immaginarlo come un Giafar miceneo. Ma se vogliamo complicare ulteriormente le cose, vediamo che nel mondo miceneo esiste anche il basileus, termine che nel greco di epoca successiva designa il re propriamente detto, ma che in quest'epoca sembra usato per indicare gli artigiani. Gli artigiani della qualità. Questi basileis erano falegnami e soprattutto fabbri, perché saper lavorare il metallo in una società di pazzi furiosi amanti della guerra significava produrre armi. E più è elevata la qualità delle armi, più è facile spaccare la faccia dei nemici. In ogni regno erano presenti molti basileis. Almeno 7 a Pilo, 10 a Cnosso e 13 a Tebe. E dalla tavoletta JN431.6 di Pilo sappiamo che questa carica era probabilmente ereditaria. Forse, dopo il crollo della civiltà micenea, proprio l'abilità dei basileis nel costruire le armi li rese le persone più importanti della nuova società in via di formazione. E così passarono dall'essere semplici artigiani al diventare appunto i re basileis della nuova società. Ma che società sarebbe senza un'aristocrazia? Gli epetai, che possiamo connettere al termine greco epetas, sono letteralmente i seguaci o compagni del re. Sono nominati come detentori di grandi privilegi e forse formavano l'aristocrazia di sangue del regno. Ovviamente usiamo la parola forse, perché in realtà l'unica cosa che sappiamo veramente di loro è che fossero personaggi importanti al servizio del sovrano, con funzioni di sorveglianza e ispezione. Poi ovviamente c'è il popolo, il Damos, composto soprattutto da contadini allevatori che lavoravano le terre date in usufrutto dal sovrano, cioè il suo temenos e quello degli altri dignitari, praticamente. Ma in caso di necessità è probabile che proprio tra il popolo fossero arruolati la gran parte dei guerrieri e degli eserciti micenei. E per capire quale fosse l'equipaggiamento dei guerrieri micenei ci aiuta l'archeologia. Infatti, nelle ricche tombe dei principi micenei abbiamo trovato spade e pugnali, elmi fatti con denti di cinghiale e soprattutto lei, signori, la cosiddetta panoplia di Dendra, un'armatura micenea in placche di bronzo perfettamente conservata. Dall'arte, inoltre, sappiamo che erano diffusi scudi curvi e allungati che coprivano tutto il corpo, ma esistevano anche altri tipi di truppe, armate in modo più leggero, che vediamo sul vaso dei guerrieri. Poi, molte risorse del palazzo erano spese per la costruzione di carri da guerra, miceneo detti forse Iquia, termine che si connette a Ippos, il cavallo che appunto trainava il carro. Ovviamente tutte queste armi e armature erano in bronzo, perché neanche a farlo apposta siamo tipo nell'età del bronzo e la metallurgia del ferro era ben lungi dall'essere perfezionata. Ma se pensate che il Damos fosse l'ultima classe sociale, avete dimenticato lui, lo schiavo, il Doulos. Dal poco che sappiamo, i figli di schiavi erano a loro volta schiavi per nascita e svolgevano i lavori più disparati, aiutando i loro padroni come agricoltori, artigiani e fabbri. Dagli archivi di Pilo, i pochi schiavi citati di cui si è nota l'origine provengono tutti dall'Anatolia e dall'Egeo orientale, quindi forse erano il bottino di conquiste e razzie nell'Asia Minore. Ma volete saperne di più? Beh, direi che avete visto i documenti dai quali dobbiamo ricavare le informazioni, quindi direi che siamo già abbastanza fortunati a sapere quel poco che sappiamo. E questo ci porta dritti al prossimo punto, perché se vogliamo conoscere un po' di storia del popolo miceneo, le tavolette in lineare B sono completamente inutili, infatti non trascrivono la storia di nessun evento. Ed è possibile che questo onore fosse riservato ad altri tipi di supporto un po' più nobili, come fogli di metallo, lino o papiro, che tuttavia nel corso dei secoli si sono completamente disgregati. Ma per fortuna in nostro aiuto vengono i documenti ittiti, che citano a più riprese gli Hakiyawa, cioè gli Achei, come ingombranti e scomodi vicini, le loro ingerenze sulle coste dell'Anatolia e il loro interesse per la città di Wilusa, l'Omerica Ilio. Esatto, parliamo delle vicende storiche sulle quali si basa l'epica della guerra di Troia. Ma quindi la guerra di Troia è stata veramente combattuta? Aveva ragione a tuo cugino? Ecco, calmiamo un attimo gli animi e vediamo cosa ci dicono davvero le fonti ittite. La prima menzione di Troia Wilusa nei documenti superstiti della cancelleria ittita è relativa a eventi accaduti al tempo del re Tudhaliya,
tra il 1450 e il 1420 a.C., quando un sovrano degli Achigliawa, che gli Titi chiamano Attarissia e che molti identificano con il nome greco Atreo, padre di Agamennone, avrebbe appoggiato una ribellione nella regione di Yasuwa. Ecco, questa rivolta fu sedata dagli Ittiti con dispiego di ingenti forze e forse fu anche celebrata da un'incisione su alcune spade di fattura micenea che Tudhaliya aveva sottratto al nemico, di cui vediamo qui una sezione con scrittura in lingua accadica. Quando Tudhaliya, il grande re, distrusse la regione di Asuwa, dedicò queste spade al dio delle tempeste, suo signore. Ma i rapporti tra Micenei e Ittiti non devono sempre essere stati conflittuali. In un'altra lettera della cancelleria ittita, un re acheo di cui non sappiamo il nome ricordava Muwatalli, che regnò dal 1295 al 1272 a.C., che proprio al tempo della rivolta di Yasuwa, il suo bisnonno, forse proprio Attarissia, aveva sposato una principessa ittita che aveva portato con sé come dote al re acheo alcune isole adiacenti alle coste dell'Anatolia. Le cose iniziano a essere più interessanti con il testo di un trattato di alleanza, stipulata nel 1280 a.C. tra Muwatalli e Alexandru, re di Guiusa, perché Alessandro è un nome greco ed è proprio il nome che Omero dava a Paride. Tuttavia, prima di eccitarci troppo, ricordiamo che nel trattato Muwatalli ricorda di aver già prestato aiuto ad Alexandru in passato e di aver sconfitto i suoi nemici, forse proprio gli Achei. Quindi si tratta di una guerra in cui una coalizione di troiani e di ittiti sconfigge un nemico sconosciuto, che solo ipoteticamente potrebbe essere rappresentato dagli Achei. Poco compatibile con la storia dell'Iliade in cui Paride e Alessandro schiatta male e Troia viene distrutta proprio dagli Achei. Poi c'è quello che potremmo definire il capolavoro della diplomazia ittita, la lettera di Tawagalawa. Questa lettera fu inviata forse dal re ittita Attusili III, che regnò tra il 1267 e il 1237 a.C., al fratello del re degli Achigliawa Tawagalawa, che molti traducono in greco come Eteocle. In questa lettera il re ittita si lamenta dell'appoggio offerto dagli Achei a Pigliamaradu, suddito ittita ribellatosi nella zona di Troia. Il re ittita chiede a Tawagalawa di chiedere al re suo fratello di chiedere a Pigliamaradu se può cessare la ribellione. In questo caso molti hanno voluto vedere in Pigliamaradu l'omerico Priamo, ma si tratta di un personaggio che combatte contro gli ittiti con l'appoggio dei micenei, non viceversa, e a differenza di Priamo, Pigliamaradu non è re di Troia. Infine, sappiamo di una lettera scritta da Tudhaliya IV, che fu re ittita dal 1237 al 1209 a.C. In questa lettera si dice che un nemico sconosciuto aveva deposto Valmu, re di Guiusa, proprio mentre Pigliamaradu faceva le sue scorrerie e che gli ittiti si impegnavano per rimetterlo sul trono. Se ipotizziamo che questo nemico sconosciuto fossero gli Achei, e ignoriamo il fatto che Valmu fu poi rimesso sul trono, abbiamo la cosa più vicina all'omerica guerra di Troia che possiamo trovare nelle fonti ittite. Del resto, le fonti ittite non esauriscono le nostre conoscenze sulla guerra di Troia. Infatti, la città di Troia, con la sua stratigrafia complessa, fu distrutta più volte. Troia 7A, ad esempio, sembra distrutta a causa di un assedio, perché nello strato archeologico sono stati rinvenuti cadaveri bruciati, punte di freccia e segni di distruzione. La squadra archeologica di Manfred Korfmann, che ha scavato il sito negli anni 90, ha stabilito che la città sia stata distrutta attorno al 1180 a.C., quindi qualche decennio dopo il reinsediamento di Valmu. Questo quello che disse Korfmann nel 2004. Ci sono ora prove di incendi e di una distruzione dovuta al fuoco. Poi ci sono degli scheletri. Abbiamo trovato, per esempio, una ragazza, credo di 16-17 anni, sepolta per metà, i cui piedi furono bruciati dal fuoco. Metà del suo corpo era sottoterra. E abbiamo trovato mucchi di munizioni per fronde. Questa è una città che fu posta sotto assedio. Questa è una città che fu difesa, che protesse se stessa, perse la guerra e ovviamente fu sconfitta. Per amor di cronaca, dobbiamo dire che non tutti gli studiosi sono concordi nell'interpretare i dati in questo modo e a volte si scontrano in modo anche abbastanza violento. Come quando proprio Korfmann e il suo collega Franz Kolb dell'Università di Tübingen nel 2002 si presero a pugni durante una conferenza alla presenza di circa 800 persone per decidere chi dei due avesse più ragione sul destino di Troia. Il meraviglioso mondo delle scienze umanistiche. Quel che è più sicuro è che il crollo di Troia intorno al 1180 a.C. sembra inserirsi in un più ampio periodo di crollo che coinvolse tutte le civiltà del Mediterraneo, compresi i Micenei e gli Ittiti. E allora vale la pena di domandarselo, come giunse al termine la civiltà micenea?
Una cosa è certa, nel corso del XII secolo a.C. tutti i palazzi micenei furono abbandonati e distrutti. E la cosa difficile è capire come e perché. Inizialmente si pensava che il crollo fosse dovuto a terremoti e catastrofi naturali, poi all'arrivo dei popoli del mare, che causarono anche il crollo della civiltà ittite e che misero a dura prova anche l'Egitto, ma su tutto aleggia lo spettro dei Dori, popolazione che, secondo i greci delle epoche successive, si insediò nel Peloponneso proprio 80 anni dopo la guerra di Troia e che stravolse completamente gli equilibri di potere del mondo acheo. Che dire, se il crollo della civiltà micenea fosse dovuto a uno solo di questi fattori, il lavoro dello storico sarebbe molto, molto noioso. In realtà sembra che tutte queste cause abbiano cooperato e di seguito vediamo una clip di un cantore miceneo che affronta questi momenti difficili. Sicuramente i cataclismi naturali giocarono la loro parte, perché proprio i terremoti sembrano i responsabili delle distruzioni dei palazzi di Tebe, Tirinto e Midea. A Tebe addirittura le tavolette degli archivi portano segni di una schiacciatura dovuta al crollo della stanza in cui erano state depositate prima della cottura a causa di un incendio. E infatti anche gli incendi, spesso scoppiati a seguito dei terremoti, hanno distrutto il palazzo di Agios Vasileios e anche il palazzo di Pilo. Ma in questo caso i documenti in lineare B redatti immediatamente prima della caduta del palazzo parlano anche di requisizione di rame dai templi, forse per la produzione di armi, e di invio di pattuglie lungo la costa. Non è per nulla sicuro ciò che avvenne, ma molti hanno ipotizzato che negli ultimi giorni di vita del palazzo si temesse lo sbarco di un nemico proveniente dal mare, o addirittura un'invasione dei Dori. Quello dei Dori è un problema complesso e meriterebbe un video a parte, ma per farla breve, no, non furono i Dori a causare la distruzione della civiltà micenea, ma loro si limitarono a prendere il sopravvento dopo il crollo dei palazzi, che per noi rimane senza una vera spiegazione. Ciò che successe fu che gli Achei, che abitavano le regioni dell'Argolide, della Laconia e della Messenia, dopo l'arrivo dei Dori furono scacciati dalla loro terra e migrarono più a nord, nella regione del Peloponneso che anche in epoca successiva si chiamerà Acaia, dal loro nome, e dalla quale scacciarono gli Ioni che si trasferirono ad Atene e dettero l'impulso per una prima colonizzazione dell'Asia Minore. Ma qui siamo già ben oltre la linea temporale della civiltà micenea e quindi direi che possiamo salutarci. Vi lascio nella descrizione del video un elenco di letture utili per approfondire e buona storia a tutti!